Un piacere ritrovare Monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo emerito della diocesi dell'Aquila, ritrovato sempre in splendida forma in questi giorni di perdonanza che seguirà chiaramente anche lui, Sì. vero? Giorni importanti, importanti per la città dell'Aquila e occasione per la città dell'Aquila questa perdonanza, eccellenza. La perdonanza è importantissima e io, per quanto dipendeva da me, ho sempre cercato di sottolineare l'aspetto religioso, perché è quello importante. E quando il buon Giacinto, padre Giacinto Marinangeli, storico dell'Aquila, io dicevo a Padre Giacinto che criticava i troppi soldi spesi per gli spettacoli, ma Padre Giacinto ci va bene questo contesto di festa? Lui mi rispondeva, sì, la festa dopo la conversione però. E quindi ho sempre sottolineato questo, che è l'aspetto più importante. Poi se ci sono anche gli spettacoli va bene, però senza esagerare. Senta, l'aspetto della conversione rimane l'elemento più importante, oltre a un'occasione per farci conoscere, per portare il messaggio di Celestino fuori dalla città. Lo crede ancora oggi, dopo tanti passaggi che ci sono stati in questi anni? Ma la perdonanza ha un valore grande perché è un dono del Papa a tutta la Chiesa, in particolare all'Aquila, ma a tutta la Chiesa. Io posso raccontare la mia esperienza quando insieme con i sacerdoti mi dedicavo al ministero della confessione. Veramente esperienze di conversione bellissime. Tanti fratelli, sorelle che ritrovavano l'incontro con Dio e l'incontro col prossimo. Ricordo Questo è. particolare perché poi la ricordiamo anche presente nel giorno delle confessioni, lei Sì, era proprio ecco. diretto Ma protagonista. quello mi faceva toccare con mano la grazia di Celestino che veramente ha dato questo dono grande all'Aquila, ma non solo per l'Aquila, per permettere agli uomini di rincontrarsi con Dio e rincontrarsi veramente con i fratelli. Senta, eccellenza, lei ritiene che ci siano troppi orpelli, mi lasci passare questo termine, oggi un po' misti, ecco, in mezzo a quello che deve rimanere il messaggio di un umile, ecco. Io ringrazio le autorità comunali, civili, per tutto quello che fanno per valorizzare al massimo la perdonanza, però per esempio oggi ho sentito che si spendono 800.000 euro per gli spettacoli. Sarebbe stato bello in questo contesto con l'Afghanistan, Haiti, fare un gesto di amore verso questi fratelli che sono nella sofferenza e ridurre un po' tutto questo spreco di denari per tanti spettacoli. Senta, il suo contatto con Papa Ratzinger, no? Il suo tentativo quantomeno è stato importante, ha fatto un po' da apripista a quello che Monsignor Petrocchi vuole realizzare, ritiene una cosa importante in questo momento? Per quanto riguarda la visita del Papa all'Aquila, io iniziai con Giovanni Paolo II, insistetti molto. E Giovanni Paolo II mi diceva: ma io sono stato già all'Aquila, effettivamente nel Era di 1980. casa anche, Poi per mi altri ricordo che motivi. l'ultima volta che glielo dissi e portai anche una richiesta scritta, mentre mi salutava e mi accompagnava alla porta, diceva: perdonanza, perdonanza, penitenza, penitenza. Però lui non è venuto. Papa Ratzinger purtroppo è venuto Un nel momento momento di triste, tragedia certo. grande per l'Aquila, però disse delle cose molto belle quando parlò agli aquilani presenti lì alla scuola della Guardia di Finanza. Però di Papa Ratzinger mi è rimasta impressa una cosa, quando visitammo la Basilica di Collemaggio e lui pose Mantello, No, no, questi sono termini ecclesiastici, non la posso aiutare. quando donò a Celestino Sì, il il palio, palio. lui poi in macchina, prima di arrivare a Collemaggio, io raccontavo la storia di Celestino che lui conosceva bene. Tra l'altro ho scoperto che lui, da giovane, ha letto un dramma scritto da un tedesco che parlava proprio di Celestino, Quindi era quindi informatissimo. sapeva. Quindi, però lui, mentre stavamo lì nella Papa Mobile, e io raccontavo la storia di Celestino anche della rinuncia, lui ha detto una frase che non ho capito bene se ha detto questo è un fatto a cui pensare o un fatto che fa pensare. Però poi
Poi ricollegando, quando l'11 febbraio del 2013 ha rinunciato, io ho ripensato a quel giorno. A Lui già allora. proposito di rinunce, lei mi lancia un assist, Monsignor Molinari, ecco, il fatto che Papa Francesco possa arrivare il prossimo anno, oramai girano in maniera, insomma, anche fondate voci delle sue dimissioni, ne scrivono in tanti, ne parlano in tanti, cosa ne pensa? Ma io so una cosa, che Papa Francesco ha sempre sottolineato il valore e la bellezza del gesto di Papa Ratzinger, che ha rinunciato perché non ce la faceva più fisicamente, per la salute. E lui ha detto che questo ormai è un fatto istituzionalizzato nella Chiesa. Però so anche che la decisione, l'animo profondo di Papa Francesco è che lui non vuole rinunciare, quindi vuole stare fino alla fine. Senta, le faccio un'ultima domanda, le ho chiesto chiaramente la sintesi, avrei parlato tantissimo tempo, ma questa è un'occasione anche per tornare e parlare di tanti altri argomenti. Lei in taluni casi ha usato un po' bastone e carota verso tutti, verso le amministrazioni, anche è stata una parte fondamentale anche per un periodo storico di questa città, adesso le cose sono cambiate, il sisma, cosa sente di dire agli aquilani in questi giorni? Di accogliere ancora una volta questo dono della perdonanza e che la perdonanza porti nel cuore di tutti la pace, l'amore, perché neanche in politica si possono avere idee diverse, purché si faccia col desiderio di costruire, non di sempre denigrarsi a vicenda, questo non porta a niente. Quindi auguro a tutti gli aquilani, come a tutta l'Italia, di seguire un'azione politica che è costruttiva. E, ecco, che metta delle priorità. Le priorità non sono le varie divergenze sulla storia passata, su altri piccoli dettagli. Le priorità sono la gente più povera, che soffre, che non ha l'essenziale per una vita dignitosa. E questo dovrebbero metterlo al primo posto tutti i partiti.